Secondo me tutte e due. Com'è cambiata la cucina nel corso della storia, della vostra storia in particolare? Evoluzione continua, ritengo però con grande rispetto della materia prima. Qual è il vostro segreto? Proprio la materia prima? Il nostro segreto è la materia prima con un'evoluzione continua, sapere, conoscere e voglia di crescere. Prima abbiamo parlato un po' del cambiamento della cucina anche nella storia. In che cosa vi siete differenziati voi? Quando è iniziato il vero e proprio cambiamento? Il cambiamento non è mai avvenuto, secondo me, il vero cambiamento. È il continuo progredire insieme, credere in un'evoluzione, come dicevo prima. E credere nel nostro lavoro, più che altro, perché se lo fai bene, ci credi, la cosa viene da sé. Quanto è importante la sala e la cucina, naturalmente? La cucina sicuramente sì, però anche la sala ha la sua molta importanza, l'accoglienza, tutto, perché il saper fare col cliente è molto importante. Cioè, è bello, ti viene in casa tua, lo devi accettare con tanta voglia, sorriso, insomma, devi dare. Un pensiero sul piatto blu di Albenga, questo premio che avete ricevuto oggi? Beh, sicuramente è stato piacevolissimo e entrare nella cerchia di questi grandi chef ci accomuna e ci rende felici, orgogliosi, e speriamo di parlarne tanto perché questa cittadina merita.